chiediamo che tacciano le armi di tutti gli schieramenti e si utilizzano. E si utilizzano tutte quelle energie per creare e migliorare il mondo del lavoro. Noi lavoratori e lavoratrici dobbiamo essere costantemente formati, informati e rispettati per quei valori e il benessere dei suoi cittadini. Offrire libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Quindi, a nome di tutte le donne e a nome di tutti quei lavoratori, uomini e donne, e mi ribadisco che in questo momento stanno lavorando, deve andare un saluto grandissimo da questa piazza, perché siamo qui anche per loro. E forse da qui per lanciare un messaggio, per chiedere, per rivendicare in Europa l'apertura di una nuova fase, di un'Europa dei popoli, un'Europa di pace, un'Europa di solidarietà, superando l'Europa delle banche e dell'austerity. Cambiare e mandare prima in pensione i lavoratori e le lavoratrici. Dove sono finite quelle promesse? Le ispezioni, di superare le gare al massimo ribasso, i subappalti a cascata. La festa della dignità, la festa della forza del lavoro, anche oggi, soprattutto oggi, vogliamo affermare il senso profondo, conquistare la libertà, la democrazia e il bene più prezioso. Possibilità diverse, una terra dove si scopre la ricchezza del pluralismo, la bellezza del prisma della convivenza. Che il sindacato deve essere un interlocutore insopprimibile delle parti sociali e dei governi, e ha riconosciuto, punto molto importante, il contributo essenziale che i lavoratori migranti stanno dando alla nostra società italiana. Voglio dire, ieri sera, e io ho accolto con piacere, ho avuto una richiesta di delegazioni di lavoratori migranti che ne sono nel cantiere di parlare, di discutere e di informare l'organizzazione sindacale di quello che sta succedendo. E io voglio ringraziarli qui, perché la storia del sindacato italiano, del sindacalismo confederale, è proprio quello di rappresentare tutte le persone che lavorano. E per quello che ci riguarda, qualsiasi persona che lavora, a prescindere dalle sue idee, dalla sua razza, dal colore della sua pelle, deve avere gli stessi diritti e le stesse tutele.